Anche se in questo periodo sembra ritornato l'autunno, parliamo ancora di primavera. Per i preferiti di Joe, oggi ho pensato di portarvi i miei fiori preferiti, ma dato che non volevo fare un video tipo lista della spesa, allora ho pensato di andare a ricercare i significati dei fiori. Prima ho scelto i fiori, anzi non è che li ho scelti, alla fine sapevo quali erano i miei fiori preferiti e dopo sono andata a curiosare su vari siti i vari significati di questi fiori, perché sapete che a ogni fiore corrispondono dei significati. Infatti quando si va dal fiorista, devo regalare questa cosa alla mia ragazza, bla bla bla, o a un'amica o cose del genere, il fiorista di solito sa che cosa si può regalare e cosa no. Mi ha incuriosito molto perché la cosa mi ha aperto gli occhi su alcuni lati che probabilmente ho di me e rideremo insieme di questa cosa. Andiamo a incominciare. Allora, il mio fiore preferito in assoluto è il girasole. Il girasole che rappresenta un po' l'estate in generale perché è un fiore prettamente estivo. In più è giallo, che è il mio colore preferito. Cosa rappresenta? Ho gli appunti. Ovviamente rappresenta la solarità, l'allegria, la vivacità, ma anche l'ammirazione, il rispetto e la gratitudine. Lati di me che io cerco sempre di ampliare il più possibile. Quindi quando mi regalano dei girasoli, istantaneamente comunque vengono fuori i lati di me migliori, che sono appunto questi che ho elencato. Ma il girasole rappresenta anche un amore non ricambiato, nonché una fissazione o un'ossessione a livello amoroso, il che mi fa pensare allo stalking, e la cosa non mi piace per niente, perché comunque associare il mio fiore preferito allo stalking non è che mi faccia troppo piacere. Ma in ultimo possiamo dire, altro lato positivo del regalare un girasole, che viene regalato anche per celebrare un successo, in quanto il girasole in sé è di natura un fiore che insegue il sole, quindi nel momento in cui sboccia, comunque è come se fosse un successo, ecco, e quindi si regala per celebrare un successo, una vittoria o qualcosa, quindi di questo sono molto felice. Altro fiore che mi piace moltissimo e che mi ricorda in generale l'infanzia, la primavera e via dicendo, è la margherita, la classica margherita di prato con il quale si fanno le coroncine, i mazzolini che i bambini ti regalano quando sono in giro per i parchi e te li portano a lezione, che una cosa carinissima. Infatti, la margherita, appunto parlando di bambini, rappresenta la purezza, l'innocenza, la semplicità, nonché la modestia, l'amore fedele e la pazienza, tutte caratteristiche che in realtà sono proprio mie nel momento in cui mi approccio in quanto insegnante di bambini. Quindi la margherita bianca comunque è un regalo sempre molto ben apprezzato, soprattutto quando il bambino X ti porta il mazzolino di margherite. Arriviamo a un fiore di cui mi sono innamorata quando sono andata in Olanda, ma che mi piaceva già molto prima, ovvero il tulipano. Allora, il tulipano ha diversi colori e ognuno ha i suoi significati. Ovviamente mi piace il tulipano giallo, ma il tulipano per eccellenza è rosso. Il tulipano rosso è una cosa molto divertente perché rappresenta l'amore a 360 gradi, ma in particolare c'è una leggenda che narra che il tulipano nacque dal sangue versato da una ragazza che si era suicidata per una delusione amorosa. Molto triste, però il tulipano rimane comunque un bellissimo fiore che rappresenta l'amore, quindi nel momento in cui qualcuno mi regalerà dei tulipani saprò che cosa vuole dirmi. Un altro fiore a cui sono molto legata è la magnolia, questo perché nella casa della mia infanzia avevamo una magnolia in giardino che tutte le primavere sbocciava regalandoci un profumo meraviglioso, fiori bellissimi, insomma, era proprio il fiore che mi ricorda quella casa, quindi comunque ci sono molto legata, trovo anche che sia un fiore molto bello e rappresenta la dignità, la perseveranza, ma anche il pudore, tutte qualità che tutto sommato posso ritenere mie, forse il pudore un po' meno perché da ballerina il pudore non so più che cosa sia, ma rappresenta anche un'altra cosa che è propria della mia personalità, che è lo stato d'ansia. Io sono una persona che per alcune cose è particolarmente ansiosa, infatti io tendo a pianificare qualunque aspetto della mia vita proprio per evitare questi stati d'ansia, e a quanto pare la magnolia, che è uno dei miei fiori preferiti, rappresenta proprio questo, quindi diciamo che rientra tutto appunto nella mia personalità. Altro fiore molto simile alla magnolia, che però mi affascina sempre, cioè quando mi trovo faccia a faccia con una location, tra virgolette, che ha questo fiore, mi viene subito un senso di pace, di serenità, e comunque sono molto affascinata dalla bellezza di questo fiore, ed è la ninfea. La ninfea è quella che si trova negli stagni, per intenderci. La ninfea rappresenta l'amore platonico, o comunque un amore non corrisposto, esattamente come
il girasole, ma rappresenta anche la riservatezza, la freddezza, che nel mio caso a livello personale sono legate, perché comunque io sono una persona fredda nel momento in cui voglio essere riservata, quindi ci sta. Un'altra cosa che rappresenta la ninfea è la consapevolezza delle proprie vulnerabilità, quindi una cosa che io voglio comunque raggiungere proprio per ritornare al discorso dello stato d'ansia, perché in questo modo posso avere, tra virgolette, il controllo sulle mie vulnerabilità, sui miei difetti e via dicendo. E in ultimo, una cosa che ci ha insegnato soprattutto questo periodaccio orrendo, che mi ha segnato molto, è la resilienza. Quindi la ninfea per eccellenza è il fiore che rappresenta la resilienza, perché nonostante cresca in un ambiente fangoso, paludoso, rimane comunque un bellissimo fiore, quindi comunque ha un bellissimo significato. Ultimo fiore che troviamo in questo elenco di fiori preferiti della Giorgia è la primula. Alla primula mi sono affezionata in particolare quest'anno perché miracolosamente mi sono state regalate dalla mia mamma a inizio primavera questi due vasetti di primule, non so come, ma sono gli unici fiori che sono riuscita a far sopravvivere. Ecco, diciamo che io non ho particolare pollice verde, quindi niente, abbiamo questa primula e mi sono affezionata molto a questo fiore, tant'è che tutte le mattine vado lì, li guardo, li controllo, li annuso, me ne prendo cura. E rappresenta appunto la primavera, in quanto è proprio il classico fiore primaverile per eccellenza. Rappresenta la vita, la giovinezza, la speranza e la rinascita. Magari la mia mamma, quando me li ha regalati, non lo sapeva di tutti questi significati. Dopo averlo scoperto mi fa ancora più piacere che mi siano stati regalati, perché comunque sono tutte cose che cerco di sviluppare quotidianamente nella mia vita. Quindi sono molto molto contenta di avere queste due primuline da dover crescere quotidianamente. E questi erano appunto i miei fiori preferiti. Quali sono i vostri? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Se vi piace questo video lasciate un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e tutto ciò che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 24 di aprile con Cartoon Joe. Invece il prossimo preferiti di Joe sarà il 13 di maggio. Un bacione e ci vediamo alla prossima!